Io facevo la staffetta. Tutte le informazioni le nascondeva nei capelli dietro. Mio papà era contrario naturalmente al fascismo. E allora quando hanno cominciato a servirsi, no, di me per mandarmi a portare ordini di qua e di là, che anzi avevo dei bigliettini, avevo una testa di capelli quella lì, avevano dei bigliettini da portare degli ordini sotto. Se vuoi c'è bisogno di gente per fare la trasportare la stampa. Sostenere l'uomo, sostenere i feriti, organizzare atti di guerra, tutto quello che era a sostegno di un intervento di guerra era le donne che lo rendevano possibile. Tina Anselmi, Vittorina Arioli, Leda Azzalini, Olga Bernardi, Rosina Annetta Bernardi, Lisetta Campion, Teresa Casagrande, Anna Colles, Marcella Dallan. Fa un certo effetto pensare a quanto fossero giovani, tra i 16 e i 26 anni. Corpo Volontari della Libertà, Comando Divisione Garibaldi, Nino Nanetti. Tessera di riconoscimento del partigiano Lorenzo Morina Letizia. Nome di battaglia Rina. Il comandante della divisione Emilio Capitano Pesce Francesco. Pensa quanti anni, dai 45. Nella maggioranza delle donne che hanno fatto la resistenza c'è stata la volontà di salvare il marito, il figlio. C'è stata questa pietas, più che ragioni ideologiche e politiche. Leggendo appunto le lettere dei condannati a morte, queste ci confermano che le donne sono entrate non per fare una guerra, ma per vincere una guerra che permettesse di vivere in pace. La dottrina di Mussolini era una dottrina in totale antitesi con una visione cristiana. La dottrina Mussolini dice che il dovere del cittadino è credere, obbedire e combattere. A scuola non ti parlavano che di fascismo, compiti fascisti, la mistica fascista, il fascismo e non c'era niente altro. Il primo elementare era la prima pagina, mi ricordo sempre. Mio padre è il Duce, io amo il Duce, che è mio padre. Una rabbia, ma non ci sono altre cose. A noi non avevano mai detto che oltre alla nostra letteratura, eccetera, c'era anche la letteratura straniera. Queste motivazioni di carattere ideologico, diciamo culturale, io le sentii moltissimo perché era la ragione per cui mi opponevo. E poi c'erano quelli che venivano arrestati, quelli che erano processati, andavano al confino. Sì. Per un certo periodo c'è stato anche questo, che bisognava stare molto attenti così. Poi invece man mano che Mussolini è andato avanti con la sua politica, c'era che si prevedeva la guerra. Beh, nei primi anni di guerra ci sono due cose, il tesseramento e gli uomini che partono. Quando c'è bisogno, allora le donne entrano in scena. Gli uomini al fronte, come già nella prima guerra mondiale, e le donne in fabbrica o in campagna.
Adesso con l'8 settembre l'esercito si sbanda. Gli uomini rischiano di essere catturati e deportati dai tedeschi e allora le donne, tante centinaia di donne, di propria iniziativa si danno da fare per nutrirli, vestirli con abiti civili e nasconderli. Nei giorni dell'armistizio c'erano già i ragazzi che venivano presi e venivano inviati in Germania con dei treni blindati, chiusi. E allora passavano per le stazioni e c'era già per le stazioni dei gruppi di persone che andavano per farsi dire chi sei, da dove sei, che scrivo a casa tua, che almeno che sappiano da che parte sei andato a finire. In quel tempo i ferrovieri di Treviso avevano organizzato, avevano una sala dentro la stazione e avevano organizzato, era piena di roba da vestire, giacche, pantaloni, camici, no? E mi ricordo che noi avevamo il compito di far scappare almeno quelli che erano della zona di Treviso, della provincia di Treviso. Personalmente mi ricordo di questo ragazzo che ha finto di star male, aprivano la porta, no? E lui ha finto di star male, si è lasciato andare e io l'ho preso sulle spalle e mi ricordo attraversando i binari, ma mentre tanto i tedeschi che erano sopra sparavano perché altri tentavano di scappare. L'ho portato dentro sulla sala, i ferrovieri l'hanno vestito. Era anche un bel ragazzo, la verità, e mi ricordo che l'ho preso a braccetto e sulla stazione della Siamic, vicino sotto il cavalcavia, l'ho fatto salire su una corriera. Se venivano dei ragazzi a cercare qualcosa, anche da mangiare qualcosa o anche da vestire, e se si metteva anche d'accordo con quella della casa vicina, mica due braghe, dite che dà la giacchetta, così. E questo qui è stato un lavoro grande di tutta la popolazione, di grande solidarietà con questi ragazzi. Non è stato abbastanza pubblicizzato il fatto che la resistenza non è stata un fenomeno di poche persone o comunque di quelli che erano stati militari scappati oppure del Partito Comunista, eccetera. È stato, ha coinvolto tutta la gente. C'erano i patriotti, quelli che non erano sì, partigiani né niente, ma che avvertivano, stavano attenti, i movimenti, tutto. C'erano molti patriotti. Nei mesi successivi si sono formati i gruppi di dirigenti, diremmo, quelli che si sono impegnati subito, ma la massa, la gente, era, i ragazzi erano scappati in montagna perché non li prendessero. Siccome che andavano per le case di giorno, di notte, rastrellavano per la strada, facevano il disastro, loro sono scappati in montagna, sempre in attesa. E c'è stata un'attesa dopo o no? Sapevamo che oramai eravamo in ballo e bisognava andare avanti. Ma dopo l'8 settembre c'è stato un grande periodo di attesa. Soprattutto era la processione del più tardino, 9, 10, 11, con i bombardamenti notturni, con gli allarmi notturni. E allora era proprio uno scoramento vedere questi uomini che avevano i bambini, uno sullo scheletro, uno sulla sella, imbacucati in qualche modo, via di corsa. Sentivamo i bombardieri carichi e i bombardieri scarichi. E quando andavano, attraversavano Treviso, proprio sto lavoro. Tornando in zio, io avevo un umore più leggero. E a scaricare, scarico la morte. Un cumulo di macerie che verso il cielo, rosso e fumo. In quel momento proprio mi sono sentita persino perdere la nozione del tempo e del posto, proprio una disperazione. Non mi ero mai trovata di fronte a una scena così di guerra, così descritta a volte, ma mai vissuta. Ecco, allora in quel momento là, di fronte a questa
a questa desolazione, io mi sentivo orgogliosa di quello che facevo. Sì, perché lo facevo anche per loro, che è niente quello che fa una persona, è un granellino di sabbia. Il 7 aprile del 1944 ci fu il bombardamento di Treviso. La mia casa venne colpita. Allora siamo andati con i miei genitori a Sarone di Caneva, vicino a Sacile, e dove c'era una casa dei miei nonni. Nel paese sapevano che mio papà era fascista. E allora un gruppo di giovani è venuto su e hanno detto a mio padre: Piero, sappiamo che tu sei fascista e sappiamo che non hai mai fatto male a nessuno, quindi non è che siamo qui per rimproverarti nulla, però a questo punto vogliamo sapere da che parte stai, se stai coi fascisti o se stai con noi che siamo in montagna e che quella è la nostra vita fino alla fine della guerra. Perché naturalmente mio padre ha detto: no, assolutamente ragazzi, io sono con voi per qualsiasi cosa. E io ero lì, ho sentito e ho detto: ma sì, anch'io se c'è bisogno posso dare una mano. Allora io ho incominciato con mio fratello praticamente, mi ha detto: vieni là che ti do quella roba e la porti dall'altra parte, così, cosa. Aprile del 44, perché loro si erano un po' organizzati così di far entrare delle donne. Mio papà mi ha fatto la proposta e io ho accettato. Sappi che corri pericolo, devi sapere come comportarti. E poi mi ha spiegato il fatto che eravamo divisi in cellule, ovvero sia in tre. Il primo era comunicato col secondo, il secondo era comunicato col terzo, tutte cellule, diciamo. Deve essere stata anche qualche piccola arma sulla valigetta che mi facevano avere. Naturalmente io ho accettato, perché io sono cresciuta, diciamo, con i miei fratelli e mio padre, pane, politica. La maggior parte di queste ragazze scelgono di collaborare alla resistenza perché di famiglia antifascista, quindi una scelta naturale. Ma nel tempo la loro diventa un'adesione politica, acquistano consapevolezza. Per le donne non è stato un obbligo, ma una vera e propria scelta. Questo è un altro momento magico della mia vita, un po' la storia della libertà e giustizia, un po' sto clima di gente che pativa la fame più di noi, più di me, senz'altro. Mi offro, insomma, di far parte di questo gruppo. Dopo qualche giorno mi dice che aveva parlato con Gino Sartor, ci rendeva prezioso nelle comunicazioni qualche persona che potesse fare da staffetta, anzi proprio. Accetta che io porti delle lettere, però sempre con il grandissimo impegno di fare un silenzio, il silenzio più assoluto, con tutti. Con l'incoscienza dell'età non mi ero posta problemi, e però dico: sì, ne parlerò delle mie amiche. Quando lo propongo a Latina, lei dice di sì subito, ma ti pare, ma subito. E allora combino un incontro anche con lei, sempre alla casa di San Marco di Resana. Dissi di sì e allora il comandante mi volle conoscere per dirmi i pericoli a cui io andavo incontro. Se in qualunque delle missioni che compi sei presa, sei individuata, ricordati che ringrazierai il cielo se ti uccideranno, perché quello che pagate voi ragazze è un prezzo molto alto che può arrivare appunto anche al sacrificio ultimo, ma che in ogni caso vi costringe a una vita di grande attenzione, di grande riservatezza, perché di questo che ti faremo fare tu non devi parlare né con i tuoi genitori né con altri familiari. La cosa deve rimanere segreta. Più segreta rimane, meno rischi
correte voi stessi. Ma c'era un forte sentimento che spingeva a finire la guerra, perché quello che noi vedevamo nei nostri paesi, anche qui, qui se vi muovete vedete le lapidi dei ragazzi che sono stati uccisi, impiccati, bruciati vivi. Quindi la spinta a cambiare questo corso degli avvenimenti era molto forte. Nelle donne io sono diventata vecchia oramai, perché sto vivendo il mio 80° anno. Mi ero sempre prefissa di scrivere qualcosa. Qualcosa ho buttato giù delle donne, sì. E poi mamme, tante mamme, diverse e uguali, che aspettano il figlio proprio e ospitano quello di altre, che lo coprono e lo rifocillano fidenti che un'altra avrà cura del suo. Mamme che sperano e disperano, tutte uguali, dalle venete alle emiliane fino alle mamme degli Scugnizzi. Mamma Speranza Paoli, quando il figlio Vladimiro fu trovato morto lungo la strada ferrata, cadde a Piombino Dese a 18 anni. Fu raccolto come sconosciuto e portato nei locali della chiesa del paese. La Speranza volle vedere il suo figliolo. La madre chiese il permesso al parroco per vedere questo ragazzo morto perché, disse lei, aveva un figlio di cui da tempo non aveva notizie e lo cercavano ovunque. Poi, quando risalì, disse di no, che quello non era suo figlio, che quel ragazzo non lo conosceva. Fu sepolto come ignoto. Se fosse stato riconosciuto, c'era il rischio per rappresaglia di avere la casa bruciata e la famiglia deportata. E di figli, lei, ne aveva 3. Mamma Speranza Fantin volle condurmi in via Sant'Antonino, davanti a un casamento popolare, e dalla grata del seminterrato mi fece vedere i suoi figlioli, sani e salvi, che lì erano nascosti con altri. «Vai via!» «Vai via!» le dicevano, «che non ti vedano!» Ma lei li guardava orgogliosa. Fu una figura meravigliosa. Mamma Teresa Fiabbon, quando in quella mattina di ottobre le brigate nere giunsero alla loro casa, lei si fece alla porta. Teneva per mano la sua piccola, una bambina di 10 anni. Tentò di trattenerli, di temporeggiare. Vociava dalla porta che in casa non c'era nessuno, che lei non sapeva dove fosse Ennio, il suo figliolo, così che lui sentisse e si ponesse in salvo. Il ragazzo scappò attraverso i tetti. Ma i boia la ammazzarono, lì, sulla porta di casa, e lei, cadendo, lasciò la mano della sua bambina, così come quella degli altri suoi figliuoli, che avevano ancora bisogno di essere condotti da lei nella vita. Dalle belle città date al nemico, fuggimmo di su per l'aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suol tradito. Lasciammo case, scuole, officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo i muscoli e i cuori in battaglia. La resistenza si organizza sia nelle città che nelle montagne. Ma in montagna le ragazze instaurano rapporti più stretti e quotidiani con i partigiani e sono loro che creano una rete di supporto con la partecipazione della popolazione. Io naturalmente vivendo in un paese che era
sotto il Cansiglio praticamente. Passavano i partigiani di sera così, ma tutto non si sapeva esattamente come stessero le cose. Se non che un giorno a Vittorio Veneto, andando dal professor Giovanni Gandin, che mi aveva aiutato per prepararmi agli esami di maturità classica, siccome mi conosceva e conosceva la mia serietà, allora mi ha detto che lui era il presidente del Comitato di Liberazione Nazionale, che in montagna l'organizzazione era arrivata a un buon punto, la divisione Netti si era veramente organizzata, e che se avessi accettato potevo fare un lavoro di coordinamento come minimo tra i comitati di liberazione nazionale. A Padova c'erano i rappresentanti del CLN, e a Padova andavo soprattutto a prendere i giornali clandestini, quelli della Giustizia e Libertà, dei comunisti e dei democristiani, soltanto che io dopo ho saputo, quando l'ho visto, ma non sapevo questi pacchi che cosa contenevano. Allora avevo la parola d'ordine, e siccome era una falegnameria, adesso io non mi ricordo come ho fatto, probabilmente ho detto: ho da riparare qualcosa, c'è Antonio? No, Antonio non c'è, c'è Antenore, se crede può fare lui. Allora, sentito che corrispondevamo, allora mi davano il pacco e me ne andavo. Ma siccome il Comitato di Liberazione Nazionale era l'aspetto politico che stabiliva il raccordo fra gli alleati e la montagna, naturalmente il collegamento col CLN era anche collegato con i partigiani, con l'attività di combattenti, insomma. Questa lingua, mia mamma più giovane, quando aveva 18 anni, e io facevo la staffetta, e per andare in montagna i giovani dovrebbero sapere quanto hanno sofferto le donne. Avevano fatto come un apparecchio sotto le scarpe, la punta al tacco e il tacco alla punta. I tedeschi fascisti credevano che andassero in montagna e loro erano scese. E questo più forte che mio padre aveva le idee fasciste, mia madre era comunista. Pensate voi che situazione in famiglia. Un ragazzo che abitava poco lontano della mia stessa età mi manda a dire che deve parlarmi. Io vado da lui e mi dice: ecco questa lettera, portala a Vittorio. Dovevo nasconderla perché c'erano i tedeschi, e la metto nel reggiseno, prendo la bicicletta e parto. Mi fermano più volte e mi domandano dove ero diretta. Io dico: vado in ospedale che devo assistere un mio parente. Sono andata, e da quel giorno è cominciata la mia vita di partigiana, diremo. Tutte le informazioni le nascondeva nei capelli dietro, che si chiamava il cocon. Si aveva offerta a lavare la biancheria dei tedeschi. E aveva detto che lavorava in Finlandia e dopo doveva fare la cena per le figlie e non poteva andare a lavare alla fontana, risciacquarle dopo cena. E voleva un lascia passare. Le hanno dato lascia passare. Circa 300 metri da casa era la fontana, andava a risciacquare la biancheria dei tedeschi. Prima passava la ronda tedesca e dopo da un portone usciva le staffette partigiane a prendere la roba e tutte le informazioni. Tante volte veniva a casa con tutti i capelli sciolti perché si lasciava, tirava fuori dal cocon tutte queste informazioni, vero? Mia madre mi ha sempre mandato fuori dalla caserma, sotto il viale, a giocare il campanon alla corda e con gli ossi di pesca. Allora io giocavo, sempre istruita da mia madre, e mi facevo la chiesetta, tutti i camion tedeschi che entravano, e la casetta i camion dei tedeschi che uscivano. Dopo lei veniva, mi sgridava, faceva sì anche per non dar sospetto,
e intanto contava le figure che avevo fatto e allora sapeva. Si salvi chi può, hanno aperto le caserme e i soldati, quelli della Sicilia, se erano a Bergamo o se erano a Treviso, dove andavano, allora andavano nelle canoniche delle case dei contadini. Il primo comandante, diciamo, Giovanni Battista Bitto, che era, sì, Pagnocca, bombe di battaglia Pagnocca, era di Montaner, ecco, e quindi ha cominciato ad organizzare queste persone, a collocarli da qualche parte e quindi a trovare anche posti nelle casere. Nel paese di Montaner si organizzano i primi gruppi partigiani. Giovanna Faè, sorella di Monsignor Giuseppe Faè, parroco di Montaner, porta soccorso ai partigiani rifugiati sul Cansiglio. Per questo suo contributo alla resistenza viene arrestata, condannata a morte e deportata. Di lei non si è più saputo niente. Al processo in genere chiedono al condannato, no, che cosa ha da dire a sua discolpa, e si raccontava che lei avesse risposto in dialetto: mi no crede che a darghe da mangiare a chi che ha fan se andesse in prigione. Poi qui a Vittorio hanno portato via la Perini, una croce rossina. Io sono andata nelle carceri di Udine. Ho potuto parlare con l'Elisa Perini, ma con la Giovanna no. Ho fatto semplicemente il mio dovere di donna italiana profondamente attaccata alla sua terra. Ho riconosciuto gli errori del duro governo fascista e li ho combattuti col solo desiderio di contribuire in qualsiasi modo alla rinascita di un'Italia integra, onesta, leale. Ho combattuto con tutte le mie forze, inconscia del pericolo, l'invasore teutonico sempre disprezzato, benché scoperta per l'imprudenza di un debole. Ho continuato la mia opera antitedesca nei lunghi 9 mesi di lunga prigionia. Ho sfidato la fucilazione, i campi della morte, le torture, sempre e solo per la mia patria, e non per l'idea politica, sta pur certo. Allora le suore, durante la loro ricreazione, alla sera, sferuzzavano, facevano calzettoni, berretti, maglioni, e li consegnavano a me perché li portassi ai partigiani. Ho detto alla superiora: non c'è bisogno solo di coprirli, c'è bisogno anche di medicinali, perché hanno i pidocchi, hanno, dico, tante malattie. Mi dava due borse, uno con capi di vestiario di lana, e l'altro una borsa con medicinali. Se, metti caso, i tedeschi o i fascisti mi avessero fermata, chi andava di mezzo? La superiora, la congregazione? Quindi ha rischiato molto, ha rischiato più di me. E quando tornavo il giorno dopo, tirava la tenda e guardava e mi diceva: sai che ansia che ho avuto, perché se ti prendono ti mandano in Germania. Dirce è il nome di battaglia di Silvia De Faveri, di Fregona. È assistente sanitaria nell'ospedale da campo partigiano in Cansiglio. Nel corso del grande rastrellamento sull'altipiano, a fine agosto e inizio settembre del 44, rimane da sola a prendersi cura di decine di partigiani feriti nel bosco di Valbona, dove sono stati nascosti. Questo comando,
propone per una grande ricompensa al valor militare l'assistente sanitaria garibaldina Dirce, con la seguente motivazione: assistente sanitaria in un ospedaletto da campo partigiano, già distintasi per senso del dovere e sprezzo del pericolo, durante i giorni di violenti combattimenti contro preponderanti forze nazifasciste, si prodigava instancabile e serena al suo duro compito nei continui e difficili spostamenti dei garibaldini feriti. Quando alcuni incoscienti dei doveri di un garibaldino fuggivano disordinatamente in preda al panico, essa restava serenamente al suo posto. Provvedeva quindi a trasportare nel bosco gli ammalati e i feriti e per lunghi 10 giorni aveva di essi cura, provvedendoli di cibo, coraggiosamente carpito nelle vicine maglie abbandonate, pur tra le continue scorrerie delle pattuglie nemiche, più di una volta veniva da queste fatta segno a colpi di arma da fuoco. Libera finalmente la zona dalle truppe nemiche, provvedeva al trasporto dei feriti dalla montagna in luoghi sicuri ed amici, magnifico esempio dello spirito e della fede che già animò le donne d'Italia sempre nei duri tempi dell'oppressione, modeste, coraggiose, capaci, madri e sorelle dei patrioti e dei combattenti. Sono ragazze del popolo o studentesse. Fanno le staffette, le infermiere, le portaordini, le combattenti. Quasi mai coinvolte a livello politico, ripongono fiducia in un'organizzazione che le fa sentire parte di un disegno più grande. Le più giovani lo fanno spinte anche da un certo spirito di avventura. Tutte conquistano una libertà e un'emancipazione nuova per quei tempi. La bicicletta, su cui pedalano da sole percorrendo decine di chilometri, diventa il simbolo di questa libertà. Io ho incominciato a fare la staffetta 5-6 mesi dopo che ero in montagna, che uno mi chiedeva vai qua, l'altro mi chiedeva vai là, e io incosciente andavo dappertutto, anche all'inferno se mi mandavano, davvero, con la bicicletta, rotta o non rotta, trovavo chi me la aggiustava un pochino e proseguivo ancora. Il mio nome di battaglia era Giorgio, perché uno dei due, siccome amava George Sand, allora mi ha battezzata, diciamo, Giorgio. Credo che se avessi sentito paura forse sarei finita malamente. Apparire tranquilli, apparire sereni, se dentro hai qualcosa che veramente ti punge. E in quel tempo si mettevano anche già i nomi di battaglia, sempre perché diventava sempre più pericoloso, ecco, essere traditi anche. E allora Gino si era messo nome Ettore e tu Carlo gli dice cosa hai pensato. E Carlo dice... ci sto ancora pensando. È stato proprio Gino che gli dice Marcella più Carlo fa Marco. E allora va bene Marco. Il paese era presidiato da un comando tedesco. Io frequentavo il liceo scientifico a Treviso e allora, tutto motivo della scuola, degli studi, e quant'altro, ho ottenuto dai tedeschi un permesso perpetuo, diciamo, per andare e venire dal paese. E questo mi favoriva. Mi favoriva poi quello che mi sarebbe stato affidato come compito per dare una mano appunto ai ragazzi della Resistenza. E mio padre otteneva spesso, riusciva a trovare, a recuperare attraverso i suoi amici di Treviso, e le munizioni per le armi che avevano su in montagna.
qualche volta trovava anche qualche vecchio revolver, qualche rivoltella, qualcosa che io mettevo nella mia borsa, sopra la quale, con astuzia, mettevo la mia grammatica di tedesco, perché io al liceo studiavo tedesco. E allora, quando mi fermavano, aprendo la borsa, vedevano questa grammatica di tedesco, allora chiedevano: tu studiare tedesco? Perché studiare tedesco? Allora io riuscivo a dire qualche frase in tedesco e rispondevo che avevo la grammatica perché studiavo il tedesco. Questo a loro piaceva moltissimo, per cui molto spesso mi dicevano: dai, quasi quasi mi accompagnavano e mi lasciavano passare. Poi il mio papà, poveretto, era molto sensibile. Io ho due figli, me li ammazzano tutti e due. Allora io le ho detto: beh, guarda, io adesso mi fermo un poco. E per sostenere questa dichiarazione dovevo aspettare che lui alla mattina alle 7:30 partiva per andare a lavorare e io dietro partivo e andavo a Castelfranco. Ma dopo dovevo arrivare a casa prima che lui arrivasse a mangiare a mezzogiorno. Io dicevo che avevo una bicicletta leggera che correva come chissà cosa, però penso che erano anche le gambe, insomma. Finita la guerra, avremmo potuto fare il giro d'Italia. Beh, anzitutto trasmettevo gli ordini e quello che succedeva dovevano saperlo gli uni e gli altri. Poi c'era chi doveva rubare le gomme delle biciclette per potermi permettere di correre e naturalmente anche quella era una missione di guerra. Sono partita con la bicicletta, tra la pancia e il reggicalze, avevo tutto un pacco di tutti i nomi dei partigiani e altre cose che si passavano tra loro. Io li portavo a questa villa dove c'era Colletti a Treviso, dove loro si riunivano e erano i capi, insomma. A Oderzo c'era un rastrellamento e a Ponte di Piave anche c'era un altro rastrellamento. E mi fermano e mi viene vicino un ragazzotto là, fascista, armato fino ai denti, sai, sembra di quelli del cinematografo, mi ferma le manubrio così e mi dice e mi blocca. E allora io faccio il viso da cretina e dico: cosa che sei? Così, come non sapevo tu. E allora lui mi ha detto: la Madonna che ha fatto un puteo, come per dire mettersi popolo, ma povera ebete. Passavo di fronte alla caserma che c'è adesso qua nella strada Feltrina. Spavalda, io passavo tutta pimpante e c'erano i tedeschi là. E loro fischiavano, perché non ero brutta. E mi fischiavano e io rispondevo, facevo la spiritosa e passavo. Poi il compito più pericoloso era quello di portare o apparecchi o altre cose che erano necessarie alla vita della resistenza. Specialmente negli ultimi mesi della guerra, gli alleati cominciarono a paracadutarci nei generi di prima necessità, tritolo, esplosivo. E il paracadute della stoffa del paracadute anche dividevano tra di loro. Per me è bastata farmi la camicia da notte da sposa e ce l'ho ancora. Certo pensavo, se mi fermano, il famoso messaggio nei capelli oppure sotto la sella della bicicletta oppure non so sotto il tacco delle scarpe, pensavo a queste cose, ma non pensavo che se mi trovano poi, hai capito? Pensavo a come salvarmi e che non mi trovassero indosso qualcosa di compromettente, ecco. La cosa di cui mi meraviglio è che non lo facevo con la tremarella dentro. Io trasportavo anche armi, ma no una pistola. Io portavo delle armi così, un fascio così, a canna lunga. Erano avvolte in una coperta da militari, no?
e in un angolo avevano 15 per 15 una pezzetta bianca cucita. Era scritto alla caserma delle Brigate Nere di Vittorio Veneto. Perché allora io portavo la roba al mercato della frutta. Al mercato della frutta c'erano quelli di Vittorio Veneto che venivano giù e le portavano su. E allora per essere un po' coperti dice, ma me le hanno date così per la caserma delle Brigate Nere. Non ero consapevole del pericolo che c'era. È un po' di incoscienza, sì, perché anche con le risposte che ho date quando ho avuto l'interrogatorio lì delle Brigate Nere, capitano e maggiore erano due là. E allora dice, e lei dice che sa, suo fratello ha detto che sì, che lui non c'entra, allora è lei che sa. Niente, da me non hanno saputo niente, no? Io non lo so e basta. E dopo finito il coso, mi prendeva le... perché io ero di fronte, no? Lui il banco e cosa, mi prendeva le mani così, mi stringe, faceva un male sulle mani. E allora là c'è stato l'interrogatorio che io ero l'amante del vecchio. Io ho detto non sono l'amante del vecchio perché il vecchio lo conosco, sì. E dice ma sto poco a vedere se è vero che è l'amante, mi ha detto. Sta poco a vedere. Eh sì, dice, ma ci vorrebbe il ginecologo, dice. Nel momento che io ho appoggiato la bicicletta vicino alla porta del negozio e mi sento prendere la spalla, ci deve seguire. E ho detto, guardi, devo andare dal mio papà perché vi devo seguire voi. Però già sentivo che c'era qualcosa che non andava e mi hanno preso in braccio e mi hanno trascinato. Adesso mi ricordo lì hanno cominciato a essere cattivi e adesso te imparerai come ci si deve comportare. E lì mi hanno presentato un ragazzo. Lo conosci questo? E io ho avuto una fortuna immensa, come le dico, ho avuto tanta fortuna. Che non l'ho conosciuto, perché era tutto tumefatto, la faccia aveva preso botte, avevo gli occhi, come si dice, gonfi, violacei, diciamo, dei colpi. Ho detto, no, io non l'ho mai visto. Insomma, dopo mi hanno messo dentro, dopo l'interrogatorio, mi hanno fatto fare la visita, mi hanno controllato se avevo qualcosa, e ridevano, mi ha offeso. Perché in certe parti del corpo non si può nascondere stampa. E ci sono rimasta molto male lì, avevo le lacrime che mi venivano giù. Nedda restò in carcere per un mese. Se arrestate, le donne subivano interrogatori, umiliazione, violenze e torture. Per queste fu impossibile dimenticare. Cari compagni, finalmente posso darvi notizie mie e di tutti gli altri compagni. Io sono già 40 giorni di prigionia ed è indescrivibile quello che ho passato. Torturata a sangue, ma ho sempre negato e ormai ero convinta di morire. Quando una sera fui chiamata all'ufficio politico e alla presenza di Lince e altri quattro di questi briganti e carnefici, incomincia il sesto interrogatorio. Io continuo a mentire e Lince insiste a forza per farmi parlare. Solo lei conosce quella gente. All'infuori di Carmen nessuno può consegnare il comitato. Io morivo dall'angoscia. Trovarmi per la prima volta di fronte a un compagno capace di tanto. Mi vengono messe le catene in testa, ciò che nessun essere umano le può sopportare. E io continuo a dire, fucilatemi, non so niente. Non impietositi, ma stanchi di torturarmi. Erano già le 3 del mattino e l'interrogatorio era iniziato alle 10 di sera. Così finì e per 3 giorni mi lasciarono in pace finché la febbre mi saliva da 39
a 40. Saluti cari a tutti, sempre compagna. Carmen. La Carmen ne ha sofferte tante che chissà, hanno detto che un giorno era arrivata che dicevano ma quella lì oramai muore. Il dottore ha tirato su le spalle così, niente da fare. E dopo invece c'è stata un'infermiera che si è presa cura di lei, l'ha curata. E dopo la mandavano in giro per Treviso e loro di dietro a vedere se qualcuno la fermava, se qualcuno la salutava. Ci siamo incontrati un giorno che io salgo da via Canova e volto per il Duomo e lei era dalla parte del Battistero di San Giovanni che girava dopo per il Calmaggiore. Ci siamo viste e ognuna è andata per la sua strada. In base alle documentazioni si calcola che le donne che hanno partecipato alla resistenza nella provincia di Treviso siano alcune centinaia. Alcune di loro imbracciarono le armi e andarono in montagna. Sono state partigiane combattenti Leda Zalini, con il nome di battaglia Marisca, Elisa Campion, Lisetta, e Silvana Sonego, Diana. Anita, nome di battaglia di Vittorina Arioli, che ha svolto anche la funzione di segretaria del comando del gruppo Brigate Vittorio Veneto. Eleonora Borro, Gloria, vicecomandante del comando Città Vittorio Veneto. Ognuno che usciva c'era da stare attenti se tornava o se non poteva più tornare. E al mio paese avevano detto Rosario, già mi pensavano morta, però io avevo un posto di recapito che quando arrivavo mi vestivano da capo a piedi. Me la son cavata così. Durante l'astrellamento, davanti a casa nostra, di rimpetto però c'era un'altra casa un po' più bassa, e c'era una pallina della luce e aveva messo una corda con il cartello e dicevano 10 volte al giorno, dicevano mia madre, lì impicchiamo tua figlia. Perché lo scopo loro non era mio fratello, anche se, se gli hanno sparato, o mia sorella che hanno deportato, o mio padre che era in carcere, era mia sorella Gianna. Quella era una partigiana, con tanto di mitra e compagnia bella. Non era solo una staffetta e non l'hanno mai presa. Non l'hanno mai presa, era la primula rossa lei. Noi come CLN, una 15 di giorni prima, avevamo saputo che sì, gli alleati avanzavano, la linea gotica era stata superata, venivano avanti e quindi era già chiaro che i tedeschi erano in fuga. L'ultima battaglia si è svolta sul Menaré, erano coinvolti proprio i cacciatori delle Alpi, quelli di Vitas, della brigata per la quale lavoravo io, insomma. La notte che dovevamo trattare con i tedeschi la liberazione di Castelfranco, io fui una delle 4 persone che andarono a trattare con i tedeschi. Devo dire che la trattativa fu molto corretta, molto leale. Noi dicemmo le cose che non dovevano essere fatte a Castelfranco. Non dovete bruciare, non dovete distruggere, non dovete ammazzare gente. E noi demmo l'assicurazione ai tedeschi che non sarebbero state rappresaglie, violenze, nemmeno contro di loro. Così è stato. Allora io, passando sotto le finestre della mia casa, e passando mi sono messa a gridare: mamma, papà, abbiamo liberato Castelfranco. Loro non sapevano che io ero partigiana e quindi hanno cominciato a dire: fermati, dove vai? Abbiamo liberato Castelfranco. Mi hanno portato sulle spalle. Tutti i partigiani eravamo in Piazza dei Signori, era pieno, mi festeggiavano, mi baciavano, che mi sentivo imbarazzata perché avevo fatto il mio dovere e basta. Ricordo particolare erano che quelli che non erano partigiani, che si mettevano tutto il bracciale da partigiano attorno e tutto.
crack, arriva Markley Crack, che era uno dei generali, americani, ma non so se il nome era Markley Crack, non lo so proprio. Ma arriva il Markley Crack, dai, finita la guerra! Allora non le dico il paese. E poi sono venuti giù immediatamente tutti i ragazzi dalla montagna. Allora grande giubilo, grandi feste, grandi bevute in paese, l'oste ha portato fuori il vino, ha portato fuori tutto. Eravamo impazziti, impazziti dalla felicità. Sì, di questa guerra che era finita. Sono 23.000 le donne che hanno partecipato alla resistenza. E senza le donne non ci sarebbe stata la resistenza. Avevano partecipato ad un movimento per un senso di libertà, di solidarietà, di giustizia, per la speranza in un futuro migliore. Quante delle loro aspettative si sono realizzate? Vivevamo l'attimo fuggente proprio. Avevamo, sì, beh, le speranze erano certamente sì, la molla prima, ma non facevamo progetti concreti. No, il nostro scopo era liberiamoci dai tedeschi. Liberiamoci dai tedeschi. Più libertà, più che andasse meglio, meno miseria. Avevo preso questo come un dovere. Come un dovere da fare, di aiutare. Un po' la vita è cambiata, sì. E mi sono evoluta un po' di più, più emancipata. Perché quando ho cominciato a fare la partigiana, cosa sapevo di politica? Io quella conoscevo niente. Io ero una ragazza anche piuttosto timida. E invece ho preso proprio personalità. La coscienza di me e il rispetto di me. Le donne noi state riconosceste, questo mi fa male, le staffette le fai allora, no, mia mamma, tutte, le donne cosa hai fatto? Le hai sempre lavorare, in fin di conti hai sacrificato la famiglia, i fiori per andare a fare le staffette. È finita la guerra, nessuno voleva sentirti dire che eri stato un artigiano, soprattutto per una ragazza. E sei stata un'eroina? No, non è questione di essere eroi. È questione di essere coerenti con se stessi. Se tu sei una persona onesta, devi comportarti in conformità. Dopo 50 anni di silenzio, queste donne hanno cominciato a raccontare le loro storie. Storie che le hanno cambiate per sempre. Sono andata a votare ieri. E nessuno mi ha fatto i complimenti. Speravo, magari. Brava nonna, che sei venuta a fare il tuo dovere.